DJ Fox, Radio Station, la radio che ti rincorre. Siete sempre su DJ Fox Radio all'ora dei fatti e adesso andiamo a incontrare un musicista che è venuto a trovarci nello studio qua di Torino, al CPG, lo studio 3. Ve lo presento subito, Rosario Tessa, ciao. Ciao a tutti e buona serata. Eccoti qua, benvenuto all'ora dei fatti per le interviste che i nostri artisti ogni tanto ci regalano per raccontare la propria musica. Allora, tu sei vocalist, chitarrista di una band appunto di Torino. Class 39. Class 39, ecco, no? Più 39, ecco, diciamolo in italiano, così è molto facile. Più 39, che è il prefisso per chi vuole chiamarci da fuori dall'Italia. Una volta dicevano chiamate Roma 3131, adesso chiamate Italia Plus 39, all'inglese, che è molto più. Che poi abbiamo fatto una specie di equazione, no? Praticamente ci sono i suoni Plus 39 e il risultato è la nostra musica, praticamente. Sì, anche perché voi siete in tre, quindi sì, siamo in tre. Tutto gira attorno al numero perfetto. Marcello e Giuseppe, che non ci sono, che saluto. Basso e batteria. Voi siete una formazione praticamente tipo Police. Sì, siete formazione Police, basso, chitarra e batteria, essenziale, power trio. E anche la vostra musica si riflette, no, con questa... Sì, un po' sì. Diciamo che il nostro progetto ha diverse... siamo un po' alternativi, ecco, sia verso il rock che anche verso altri generi, un po' più verso il rock ma molto alternativi. È un progetto abbastanza recente, nuovo, avete due singoli attualmente sulla piattaforma, e il primo d'esordio e poi questo che andremo a sentire Different questa Color. Sera sì, Different poi Color. Ci saranno altri che usciranno con il tempo e saranno poi pillole che arriveranno col tempo, come dici tu, e poi ci sono progetti anche un po' più grandi magari. Sì, praticamente noi studiamo proprio i suoni e andiamo proprio alla ricerca di nuove sonorità, cercare un po' la differenza, ecco. Ma parlare di differenza e nuove sonorità con un basso, una chitarra e una batteria, come si... qual è il connubio di questa cosa? Allora, intanto c'è tanto lavoro dietro, nel senso che comunque, vabbè, con l'uso dei pedali che certo, comunque ci danno una mano, proprio studiare le regolazioni e trovare la giusta giusto equilibrio, perché comunque quando si usano dei pedali, se si usa troppo il pedale si perde l'originalità, se si usa poco pedale è troppo originale. Quindi, perché voi comunque non usate computer, non usate... No, assolutamente, effetti, solo pedaliere, tutto live, niente tracce, quindi registrate, sequencer, niente. Come i Queen fino a jazz, praticamente, okay. ogni disco c'era scritto categoricamente questo disco non contiene macchine, non contiene niente. Solo effetti di chitarra. Oddio, durante le registrazioni sì, qualcosina usiamo perché comunque anche là, ma è qualcosa che comunque dal vivo, se viene riprodotto, è molto più bello, cioè quello che facciamo noi è molto più bello live, e tante volte quando si registra non si riescono a riportare i suoni e quindi utilizziamo delle macchine, però è solo una questione di registrazione, nient'altro. Ecco, i live siete già riusciti a farne un po', perché prima di tutto questo trambusto, ovviamente, perché... si suonava anche bene. Adesso l'ultimo live che abbiamo fatto è stato da Giau, che è qua vicino. sì. Un locale mitico. Sì, è stato più che un live, è stato una rimpatriata tra più gruppi e ci siamo divertiti, ecco. Adesso spera che si possa tornare veramente, ma con questi giorni non è che lascia molte speranze, è vero. Si sta di nuovo un po' richiudendo tutto. Comunque la musica purtroppo è la prima a risentirne, come i ristoranti, come il teatro, come tutto. Ha proprio purtroppo quasi azzerato tutto quello che comporta comunque il contatto tra musicisti e tra uomo e uomo, quindi veramente una schifezza. E quindi Different Corner, di cosa parla? Allora, Different Corner è un pezzo praticamente che... Era già una canzone di George Michael. Sì, è vero, ce n'era già una di George Michael, giuro che non sapevo che esisteva. Sì, ma ci sono anche cose che siamo, ci sono. Comunque ce n'è più di una di Different Corner, non solo George Michael. E comunque Different Corner è un angolo differente, che cioè praticamente...
diciamo che la base di Different Corner è la libertà, libertà ricercata, anche quelle piccole libertà che non ci accorgiamo ma vengono dimenticate, no? E quindi il pezzo parla proprio di ali, volare, tuffi nel mare, proprio trovare anche spazi ampi, perché secondo me anche la mancanza di spazio riduce molto le libertà. Certo. Sì, vogliamo parlare di una spiaggia hawaiana oppure di una galera? Quello è vero, no, ma proprio gli spazi, anche traffico, tutte queste robe che... Alienano. Sì, ogni giorno dobbiamo affrontare, e comunque uno arriva a un certo punto che dice boh, bisogno di spazio, bisogno di liberarmi di tutto e di cercarmi il mio angolo differente, ecco. Sì, no, può anche essere visto magari come magari un punto di vista diverso per guardare un evento piuttosto che una persona, no? Anche. Perché sai, a volte le persone non sempre se le guardi da tutte le angolazioni sono uguali, ci sono... Sì, diciamo che si possono avere più sfumature, ecco. Assolutamente. Più sfumature. Different Corner però è proprio nata incentrato su quello. Sì, proprio per dare un po' di... cioè è quasi uno sfogo, una liberazione. Boh, voglio comunque... fino a quando c'è vita voglio essere libero, ecco. Ecco, quanto puntate voi sulla musica, sull'importanza e diciamo sul proprio il suono, no, del finale, e quanto importante sono per voi per esempio i testi delle canzoni? Ma sia i testi che i suoni sono molto importanti per noi, infatti noi ci lavoriamo davvero tanto. Per dire che Different Corner ha quasi 2 anni di lavorazione ed è un pezzo che sentito così sembra molto semplice, invece abbiamo proprio cercato anche le giuste parole, perché vogliamo che l'ascoltatore dà il suo significato, quindi le frasi usate sono molto generali, quindi lasciate aperto, ognuno dà la sua interpretazione, e un po' tutti i nostri brani sono così, vanno in questa direzione. Ecco, adesso quanti ne avete pronti di brani? Ma giusto per farti contentare. Ma tutti sono davvero tanti, perché sono 10 anni che suoniamo. Beh, e quindi... Ecco, come mai solo adesso avete iniziato a pubblicare? Sì, perché comunque c'è stata questa ricerca, e poi comunque abbiamo anche cambiato più volte i componenti del gruppo, e io sono quello un po' più datato, ecco. E niente, adesso siamo riusciti a trovare la giusta combinazione, anche abbiamo lo spirito giusto, e beh, è buona come ed cosa. È anche molto più semplice per noi, perché comunque abbiamo un background musicale, cioè avete tutta questa... suonato tanti anni insieme, tanto infatti live siamo proprio, suoniamo quasi a memoria. Beh, guarda, questa è una situazione che ho sentito praticamente mai, o pochissimo, rarissimo, quello di provare per tanti anni finché non ci si sente pronti, non ci si sente forgiati, no, per andare ad affrontare poi un pubblico o anche solo una registrazione, no? Sì. E quindi è importante. Ma d'altronde si sente anche dei suoni delle canzoni da Different Corner, per esempio, che questa sera ascolteremo tra l'altro in acustico. Si sente una certa maturità che contrasta, no, col fatto che siete una band nuova, no? Sì. Nuova discograficamente, perché... vero, hai detto proprio la parola esatta, discograficamente, perché comunque abbiamo suonato in giro, abbiamo sempre fatto un po', mentre discograficamente effettivamente ancora adesso siamo in attesa di un album per esempio, magari, che dovrebbe arrivare già. E quindi a questo punto io direi: abbiamo presentato la band, le canzoni le possiamo andare a trovare sicuramente sulle piattaforme. Sì, sul nostro sito abbiamo la pagina Facebook ufficiale, sì. Plus39, e poi diciamo come si scrive, perché si scrive Plus3 in cifra e poi Nine, facciamo bello spelling. Grande Marco, giusto. Bisogna andare a dare proprio le indicazioni giuste, perché non è così facile. È vero, infatti ci siamo un po' complicati la vita con questo nome. Sai, quando uno si dice U2 non si scappa, no? Però anche là ci sono difficoltà, Sì, alcuni.
Allora, a questo punto ci ascoltiamo veramente la canzone. È una cosa più unica che rara avere i nostri artisti direttamente in studio all'ora dei fatti. Infatti ci avviciniamo molto alle ambientazioni di Live Motel. E questa sera invece all'ora dei fatti abbiamo Rosario Tessa qua con noi direttamente dei Plus 39. Ci farà sentire A Different Corner direttamente chitarra e voce. Prego Rosario. Grazie. Più spazio A Different Corner. Brucia il tabacco tra le mie dita, ascolto la musica della mia vita che non è finita. A Different Corner. Ho sempre avuto ali per volare in questo cielo. E adesso voglio andare oltre i confini e non fermarmi finché non è finita. A Different Corner. A Different Corner. Ho sempre avuto scogli per tuffarmi in questo mare. E adesso voglio andare fino in fondo e risalire. A Different Corner. A Different Corner. Rosario Tessa dei Plus 39, questa sera all'ora dei fatti, questo live che tra l'altro era Different Corner in versione acustica. Ricordiamo che questa esibizione e soprattutto questa intervista la potete trovare in versione integralissima sul canale YouTube DJ Fox Radio Station, quindi video e audio con Rossano Tessa, che ringraziamo per essere stati con noi. Vi ringrazio anche io e ringrazio te Mauro. E rimandiamo soprattutto ai prossimi brani che usciranno e poi ci rivedremo molto presto a un Live Motel completo. Plus 39, grazie mille, alla prossima. Ciao a tutti. DJ Fox Radio Station, la più attenta selezione musicale.